Molto spesso la digitalizzazione viene vista solo come un processo di natura tecnologica, per cui come una serie di attività che tendono a meccanizzare delle fasi del processo. Questo approccio non tiene conto di tutti gli altri elementi che sono connessi con il cambiamento dei processi, vale a dire proprio il modo di lavorare, la cultura, le competenze delle persone che vanno accompagnate. Se non lo si fa, e il project management è la soluzione per cercare di tenere in considerazione tutti gli aspetti, tutti gli elementi che vanno messi in gioco per portare a casa un processo di questo tipo, se non lo si fa, addirittura la digitalizzazione può diventare un ostacolo ulteriore per il cittadino, che, per il quale diciamo, è più facile continuare ad andare, per esempio, a uno sportello dove è abituato ad andare per fare alcune cose, piuttosto che usare un mezzo informatico che non lo si conosce e che ti farebbe risparmiare del tempo, ma tu non sai come fare a farlo. Il mondo social può essere il motore di sviluppo di questo processo, perché prima di tutto è il mondo nativo dei giovani e i giovani devono diventare sicuramente il traino di questo aspetto. E sicuramente un altro aspetto molto importante è la diffusione, la disseminazione, tutorial che possono aiutare le persone, gli utilizzatori, e che possono essere di aiuto per poter superare quegli ostacoli di cui prima dicevo. Quando parliamo di digital transformation, per cercare di rendere concreto un termine che spesso è trattato come una buzzword, dobbiamo immaginare quale può essere una metodologia o un modello che segua i passi della digitalizzazione. Quando ci troviamo di fronte ad un processo che deve essere digitalizzato, gli step a cui dobbiamo tenere che dobbiamo avere in mente sono quello della sostituzione. Spesso la digitalizzazione, il primo passo è quello di sostituire un processo che segue determinati elementi e che ha magari un iter prestabilito anche con un approccio cartaceo, è quello di sostituire il cartaceo con il digitale. Il secondo passo è quello di aumentare e quindi aggiungere delle funzioni, migliorare il processo che abbiamo preso in considerazione. Il terzo passo è quello della modifica. La digitalizzazione può portare alla modifica del processo che stiamo prendendo in considerazione, e questi tre passi arrivano ad un livello di maturità completa quando ci permettono anche la ridefinizione, cioè ripensare quel processo in maniera completamente diversa, attivando anche il pensiero laterale per fare la stessa cosa in maniera completamente diversa. Qual è l'obiettivo di un processo di innovazione digitale o di digitalizzazione? È quello di avere in mente quali sono i vantaggi per chi fa digital transformation e per chi la subisce in qualche modo, quindi i cittadini, i lavoratori, gli studenti. E quello che dobbiamo avere sempre chiaro è, da un lato, il vantaggio e come questo vantaggio può essere comunicato. Quindi il ruolo importante della comunicazione è quello di veicolare questi miglioramenti, che sono miglioramenti che puntano ad una ottimizzazione dell'attività del singolo nei diversi contesti.